Bentornati su Officina del Pilota. Questo video è stato atteso da molti di voi. Il lavaggio degli esterni della Porsche 996 Cabrio. Mi raccomando però, devi seguire tutti gli step, dalla A alla Z. È importantissimo per avere un risultato eccellente. Nel video precedente abbiamo fatto il lavaggio degli interni, ti lascio una scheda qui in alto a sinistra. Ma in questo, insieme al foam gun, la schiuma, i pennelli, ci sarà da godere, ragazzi. Buona visione. Il lavaggio, di solito si comincia dai cerchi, ma io li ho smontati, eccoli lì. Allora, che facciamo? Utilizzo All Purpose Cleaner per fare i passaruota. Prima di cominciare, diamo una bella pulita qui sotto con questo prodotto fantastico. Ho diluito il prodotto 1 a 3. Segui sempre le specifiche che sono scritte qui e cominciamo. Da 1 a 1 fino a 1 a 3 in base alla tipologia di sporco. Qui sotto ovviamente è molto sporco. Mentre diluiamo 1 a 20 se dobbiamo fare il prelavaggio e anche rimuovere i moscerini. Utilizzo il pennello della Mafra, magnifico, quello con le setole marroni, sono un pochino più dure, così riesco a staccare lo sporco meglio. Pennello fantastico. Arriva ovunque, molto resistente. Risciacquo. Pennelli stratosferici, indistruttibili. Questi secondo me ti durano una vita. Mi raccomando, risciacquiamo sempre molto abbondantemente. Visto che ho smontato i cerchi, cari amici, utilizzo questo sgrassante multiuso che è adatto per le parti meccaniche e i dischi freno. Guarda qui sui braccetti tutto questo residuo tra sporcizia, catrame, grasso, oli, liquido dei freni. C'è un po' di tutto. Guarda che meraviglia, il distanziale era tutto arrugginito, pieno di sporcizia, è tornato nuovo. Questo prodotto elimina le parti ruvide al tatto presenti sulla carrozzeria, dovute alla contaminazione ferrosa, per esempio paraurti, cofano, gli sportelli. Nel caso specifico di questa Porsche non c'è bisogno perché è appena stata verniciata. Quindi mi occupo solo del cerchio, dei cerchi. Foam gun pre-wash. Ricordiamo che la cosa più importante nel lavaggio è il pre-lavaggio. E infatti ecco qua il foam gun pre-wash. Perché foam gun? Ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Utilizziamo questa, che è anche più economica se vogliamo, no? Non consuma elettricità e via. Se la lavi a mano, la graffi lo stesso se non fai il pre-wash prima. Perché non c'è un'azione meccanica nel pre-wash, tipo quando passi il panno, ok? Stacca tutto lo sporco, poi lo sciacqui con la lancia e poi puoi usare il guanto. Quindi ora facciamo la diluizione. Metto uno o due tappi in un litro d'acqua. Anche uno basterebbe nel nostro caso, perché la macchina, ripeto, è appena uscita dalla carrozzeria, quindi non è contaminata da particelle ferrose, catrame, insetti. È già messa bene. Altissimo potere schiumogeno. Vediamo con un tappo e un litro d'acqua quanta schiuma fa.
Ragazzi, attenzione adesso, la carrozzeria è fresca, ok? Non è stata sotto il sole ultimamente, è asciutta. Facciamo un lato alla volta perché nel momento in cui la schiuma comincia a scivolare verso il basso è il momento di risciacquarla, quindi meglio un pezzo alla volta. Poi un'altra dritta, sempre dal basso verso l'alto. Madonna, che figata! No, vabbè, ragazza, cosa etica. Quando la schiuma perde la sua densità, la vedi che cola, è il momento di risciacquare. Questo shampoo ridona la lucentezza originale, ha un'azione antimacchia, il Black and Wrap Shampoo, è buono per le vernici nere ma anche per il wrap. Oh ragazzi, due secchi sempre, sempre due secchi. Questo è il wash, ci ho messo dentro 8 litri e metteremo 4 tappi di questo, quindi 4 tappi, 8 litri, facilissimo. Questo invece è il secchio per il risciacquo, vedi qui sotto c'è la griglietta, nuova nuova fresca fresca, che si mette sul fondo così. Perché? Perché quando tu lavi col guanto, ogni tanto lo risciacqui qui nell'acqua pulita, giusto? Vedi? Vedi? Tutta la sporcizia del guanto viene risciacquata e va a finire sotto la griglia. Tu dici, ma io la lavo sempre a mano, come mai ho questi swirl, questi graffi? Perché non fai il risciacquo del guanto. Ecco perché. Tappo number one. Tappo number two. Tappo number three. Tappo numero 4 e io ci metto pure un mezzo tappo perché non si sa mai, mi piace la schiuma. Metto l'acqua nel secchio di risciacquo. Eccoli qua. Belli puliti. Ripeto, quest'auto è pulita, ma se non lo fosse, arrivati in fondo, perché siete partiti dall'alto, andate a risciacquare, vedi? Metto il guanto nel secchio di acqua pulita e utilizzando la griglia sul fondo faccio staccare tutto lo sporco dal guanto che si va a depositare sul fondo del secchio. Strizzo. Asciugare l'auto è importantissimo perché se non le asciughi bene, poi si vede il calcare. Allora, io di solito utilizzo l'aria compressa. Se non hai l'aria compressa, puoi usare questo panno fantastico, il Super Dryer. Senti che pronuncia che ho, che sarebbe questo, nella bustona. Ti faccio vedere come funziona. Sto mettendo l'All Purpose Cleaner qui sopra sulle gomme dove appoggio la capote perché ho notato che erano sporche. Quindi prima di dare quel ravviva plastiche, che va bene sia per quelle interne che per quelle esterne, è bene che questa zona sia pulita. Asciugo con un panno pulito in microfibra, agito il prodotto, lo apro e lo applico sulle gomme
L'effetto è immediato. Poi vediamo quando si asciuga. Comunque consiglio di ripetere questa operazione dopo un'ora. Quindi lo fai due volte e attendi un'ora tra la prima passata e la seconda. Che bello, guarda. Poi dove non c'è la plastica, ti aiuti sempre con la microfibra e vai a rimuovere la crema che hai lasciato in giro. Procedo con questo prodotto magnifico, Water Spot Mineral Remover, pronto all'uso, specifico per la rimozione di macchie di calcare. Il calcare lo odio, l'ho spruzzato tutto qui sotto, in ogni parte dove vedevo il calcare l'ho spruzzato. E con l'aiuto del pennello vado a spazzolare via il calcare. Calcare non ti temo, ragazzi, per la prima volta un prodotto che funziona contro il calcare. Sono contento. Con il Water Spot Mineral Remover ho fatto anche il vano motore, ma solo nelle parti in plastica dove c'era un po' di calcare. Beh, ragazzi, questo prodotto è assolutamente incredibile. Io per una vita ho tribolato con il calcare. Adesso ho risolto tutti i miei problemi. Lo spruzzi, gli dai una spennellatina, ma leggera, Guarda che risultato. Ci siamo, prende forma questa bella Porsche, servizio completo per lei. Infatti adesso mi occupo dei vetri con il glass cleaner e degreaser, I don't know. Lo applico direttamente sui vetri, questo funge anche da sgrassante. Poi prendo un altro panno asciutto e vado a rifinire. Ovviamente questa operazione la facciamo fuori e dentro. È molto buono il prodotto perché sgrassa e non lascia loni. Funziona benissimo. Che poi io odio pulire i vetri, è una cosa che odio troppo. Però ti cambia proprio il look della macchina quando sono puliti. La cosa figa del prodotto è che ha questo sgrassante, quindi tutti gli oli che si depositano sui vetri, che sono difficilissimi da togliere, che creano gli aloni, con questo vanno via in un attimo. Siamo arrivati nella parte più bella, quella che preferisco, cioè quella del exterior quick detailer. Il quick detailer è un prodotto che, tipo, c'è presente le bottiglie di vino? Ce le devi sempre avere, bianco, rosso. Questa qua si applica sulla carrosseria, con un panno la cospargi, con l'altro panno la rimuovi. Seta, hai presente la seta? Brilla. Rimuove le impronte, gli escrementi d'uccelli ed in generale tutte le macchie isolate sulla carrozzeria o cristalli, senza graffiare, senza bisogno di risciacquo. È praticamente una manna dal cielo. Quando l'ho vista per la prima volta non era niente di che, adesso è bellissima. Comunque, qui sotto in descrizione ti lascio tutti i prodotti che ho utilizzato in questo video e il link per acquistare tutta la linea Maniac e Mafra. Inoltre, se sei un vero maniaco dell'auto, ti lascio anche il link con i corsi gratuiti per imparare ad usare alla perfezione tutti i prodotti Maniac Line. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like. E chi di voi ancora non fosse iscritto, cosa aspetta? Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi episodi. Un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao!